Buongiorno Corriere, oggi è giovedì 29 aprile, le notizie del mattino. Non si ferma la diffusione del Covid, Sciacca, altri 6 casi sono stati comunicati ieri pomeriggio dal sindaco Francesca Valenti, tra cui due bambini di 1 e 3 anni. Le altre 4 persone hanno un'età compresa tra i 32 e i 61 anni. Casi che pare non siano riconducibili al focolaio scoppiato all'interno di una comunità alloggio dove erano stati accertati, lo ricordiamo, 14 contagi. Il servizio epidemiologico dell'ASP ha anche comunicato al primo cittadino due notifiche di fine isolamento. Alla luce dei nuovi contagi, la città di Sciacca torna a superare quota 100 positivi. C'è la prima vittima del coronavirus al Covid Hospital di Ribera. Si tratta di una donna di Sciacca di 70 anni. La donna in un primo momento era stata ricoverata in degenza ordinaria, poi a seguito di un peggioramento della situazione clinica, trasferita al reparto di terapia subintensiva del Covid Hospital di Ribera, attivo da pochi giorni. Ma le sue condizioni si sono aggravate al punto da causarne il decesso. Si tratta della 20ª vittima a Sciacca dall'inizio della pandemia. Per il secondo giorno consecutivo restano quota 1.000 i contagi da coronavirus in Sicilia, 980 i casi registrati nelle ultime 24 ore su 30.150 tamponi effettuati. I casi sono in lieve aumento rispetto ai 940 del giorno prima, ma in calo del 24% rispetto a mercoledì scorso. Resta stabile l'indice di positività che si conferma al 3,3%. 30 è il numero dei morti per un totale di 5.368 vittime in Sicilia dall'inizio dell'emergenza sanitaria. La ripartizione dei nuovi casi su base provinciale è 184 a Palermo, 441 a Catania, 50 a Messina, 82 a Ragusa, 25 a Trapani, 33 a Siracusa, 68 a Caltanissetta, 90 a Agrigento, 7 a Enna. La giornata di protesta romana di ieri dei sindaci della provincia di Agrigento si è arricchita poi anche di alcuni incontri con rappresentanti del governo di varie forze politiche. Ora si spera in un minimo di attenzione dopo che nel recovery plan il territorio provinciale è stato escluso da ogni forma di intervento di finanziamento. I 220 miliardi di euro che arriveranno all'Italia non prevedono risorse per la provincia di Agrigento. Tutto ciò rischia di ampliare il gap esistente tra il nord e il sud. L'elenco degli interventi è già definito, ma si spera ancora in un'azione in extremis. Oggi la direzione nazionale del Partito Democratico ne discuterà. Hanno promesso un interessamento anche alcuni ministri di Forza Italia. La provincia attende fiduciosa. Per il momento ci fermiamo. Tutte le altre notizie le trovate su corrieredisciacca.it. Buona giornata.